Sta lottando tra la vita e la morte Jules Bianchi, il pilota francese della Marussia, coinvolto in un pauroso incidente domenica durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Nella prima ricostruzione che è stata fatta immediatamente dopo l'impatto, il francese ha sbattuto violentemente contro un mezzo di soccorso che stava tra l'altro rimuovendo la macchina di Sutil. Dopo la tragedia, il pilota è stato trasportato con una ambulanza all'ospedale di Suzuka, dove è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico per rimuovere un ematoma al cervello. È giunto in ospedale privo di sensi, le sue condizioni restano gravissime. Intanto scoppia la polemica su il perché la gara sia stata disputata in quelle condizioni. Per l'ex pilota ferrarista Massa, intervistato da alcuni organi di informazione, la gara doveva essere fermata già molto tempo prima. L'atteso match della sesta giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Roma finisce 3-2, ma il risultato è bugiardo poiché sono stati un paio di episodi contestati. Innanzitutto i due rigori concessi prima a Tevez per la Juventus e poi a Totti per il provvisorio vantaggio e per il pareggio. Poi un altro rigore concesso a Tevez nel corso del secondo tempo per il 2-2 e poi il definitivo vantaggio ad opera di Bonucci. Non sono mancati momenti di tensione, ma anche spintoni tra i vari giocatori con conseguenti espulsioni. E comunque non è stato un test decisivo per la lotta per lo scudetto. Nonostante i bianconeri abbiano 3 punti di vantaggio, la Roma ha dimostrato di saperci fare. Terza forza del campionato, a sorpresa, è la Sampdoria, che batte l'Atalanta per 1-0, mentre l'Udinese, al 90°, è costretta al pareggio dal Cesena per 1-1. Altra partita ricca di grandi emozioni è stata quella dell'Olimpico, dove la Lazio ha sconfitto il Sassuolo per 3-2. Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Empoli ha battuto il Palermo per 3-0. Tra le altre gare, da segnalare il successo esterno del Genoa a Parma. Dopo le polemiche seguite a Juventus-Roma, l'attesa era anche per gli altri due posticipi della sesta giornata del campionato, Napoli-Torino e Fiorentina-Inter. Al San Paolo finalmente gli azzurri di Benitez vincono anche in campionato. Il vantaggio granata arriva nel primo tempo con Quagliarella. Nella ripresa si scatenano gli azzurri, prima con il pareggio di Insigne al suo primo gol in campionato e poi con la firma di Calejón a 10 minuti dalla fine. Continua la crisi per l'Inter, che in trasferta non sa vincere. Stavolta è caduta con un macigno ai danni della Fiorentina per 3-0. Vantaggio viola con Babacara, il raddoppio dopo pochi minuti di Cuadrado e il terzo gol di Tomovic nella ripresa. A questo punto per i nerazzurri la situazione si va complicata, a meno che il presidente Torino non decida di dare una svolta.